Guatta e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Child of Light. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa avevamo fatto un incredibile incontro a sorpresa, ragazzi, perché abbiamo incontrato la sorella di Aurora, che si chiama Nora, e che ci ha raccontato di essere stata portata in una torre, poi essere stata spinta all'interno di uno specchio e quindi di essersi ritrovata qui. Magicamente, per fortuna, poi si è unita alla nostra squadra, per cui direi che appunto andremo adesso ad assegnare i 10 punti abilità che ha a disposizione. Dovremo vedere, ragazzi, quale sarà il punto di forza di Nora, perché ogni personaggio sembrerebbe averne uno. Rubella è veloce, Finn è buono con la magia. In ogni caso direi di comprare questo: aumento della difesa magica di 5, aumento della forza di 2, aumento della forza di 2. Per adesso sono disponibili solo questi, ragazzi. Aumento della difesa, aumento della difesa, un'abilità passiva, inganna tempo, direi di acquistarla. I punti vita, perfetto, di 5, difesa di nuovo, e questo dice aumenta la velocità di tutti gli alleati del 50%, potrebbe essere molto interessante, direi che lo compriamo. E aumenta i punti magia di 1, perfetto, ecco fatto. Per gli altri non ne abbiamo più a disposizione, per cui eccoci qua rientrati nel nostro magico incredibile mondo. Ok, vedremo un pochettino che cosa potremo fare adesso, ragazzi, perché come avevamo visto ci dobbiamo dirigere verso, come si chiamava quel posto, i dirupi di Erin. Sì, perché uno dei folletti ci ha detto che una questione che riguarda la luna si trova da quelle parti. A sinistra la cittadina di Volmus Popoli. What? Di che me sta a parlare? Allora aspettate un attimo, raga, perché qua ci ho visto uno scrigno. Qua c'è una cassa che non so per quale motivo dovremo spingere, però diciamole sì, la faremo cadere. Apriamo lo scrigno, ragazzi. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Elisir luccicante. Comunque possiamo andare più su, non c'è più niente. Direi di scendere. E questa cassa, raga. Ah, ok, perfetto, ci serviva qua. Quindi in ogni caso, per entrare lì avremmo dovuto utilizzarla. Qua possiamo entrare però. Attenzione, oh merda, mi sono fatta pure male da brava scema quale sono. Ok, grande lucciolino come sempre. Però aspettate un attimo. Uy! E quello che è? Geodude, che roba è quell'affare lì? Allora, abbiamo preso polvere dei punti vita, raga, che direi che darò ad Aurora, che è quella, ragazzi, che ne ha di meno. Per cui, avanti così. Qua sotto c'è una porta. Io continuo, ragazzi, a non sapere dove dirigermi. Continua ad essere difficile. Fatto sta che, ok, qua possiamo entrare. Basta che non ci facciamo colpire da queste cose appuntite. Vorrei sapere come... Ok, qua comunque la porta è sbarrata, per cui verso quello scrigno non possiamo andarci. Qua c'è st'affare qua, ragazzi, che sembra un Geodude più drogato che altro, però diciamo che lo accettiamo così com'è, no? Noi non viviamo di pregiudizi, ecco. Allora, lo specchio, io temo sia lì. Nel tempio lassù dobbiamo andare. Ma come vogliamo in alto così? Forse un sentiero ci potrebbe guidare. Chiediamo a chi ci vuole aiutare. Ah? Ok, ok, ok. Sì, quindi il posto dove dobbiamo andare, ha detto Nora, è quel tempio che vediamo là in fondo. Il punto è, giustamente, come ha chiesto Aurora, ma c'è là, come mizzica ci si arriva, cioè come ci vogliamo in alto così, effettivamente. E Lucciolino se ne esce dicendo, vediamo chi ci vuole aiutare. Molto d'aiuto, Lucciolino. Direi, il tuo aiuto è stato davvero commovente. Vediamo se qua sopra c'è qualcosa, sembrerebbe di no. Di qua si può ulteriormente entrare, ma la porta è sbarrata. Per cui, a meno che non ci sia qualcos'altro qua sotto. Qua c'è un ingresso. Vediamo se è possibile entrare. Ok, qua sì, però attenzione, attenzione. Ok, qua la porta, questa è la porta che era sbarrata, ragazzi. Ah, ok, così possiamo indirizzare questa affare qua. Direi di lasciarlo così. Ok, così.
così se mi si apre la porta. Sì, possiamo passare da qua sotto. Ok. Adesso la via è libera per andare di qua. Perfetto. Fatto sta che qua sotto sì, anche possiamo andare. Direi di fare attenzione agli affari acuminati, perché me li prendo sempre in faccia, effettivamente. Ah, qua siamo riusciti da sotto. Ecco, l'ho appena detto. Porca miseria. Sono proprio un genio, raga. Igniculus, lucciolino, curaci un pochettino, va, che qua la situazione la vedo abbastanza critica. Ok, allora, vediamo un po'. Questo lo apriamo subito. Rubino grezzo. No, non gli volevo andare addosso. Porca vacca. Vabbè, possiamo vedere, ragazzi, qual è l'abilità di Nora, direi. Per cui, wow, pietrificazione, stasi. Ok, probabilmente lei serve più che altro, ragazzi, a modificare aspetti di stato, probabilmente. Per cui, io non ci volevo entrare, ragazzi, in questa battaglia, vi dirò. So che posso fuggire, però, poverina, si è voluto vendicare il bastardo, giustamente. Allora, proviamo ad usare fretta più. Intanto usiamo così. Aia. Ecco. Lei l'ha schivato, per fortuna. Però la piccola Aurora, ragazzi, sta per lasciarci. Porca miseria. È interrotta, vero? Chissà perché me l'ero immaginato. Raga, io direi di fuggire. Scusate, ma non avevo previsto di fare questo scontro, effettivamente. È stato totalmente non voluto. Allora, qua sopra ci deve essere per forza qualcosa. Sì, c'è la corrente. Ci permetterai di aprire quello scrigno o hai intenzione tipo di spappolarci la testa? Ok, smeraldo levigato, capirai. Allora, qua c'è un altro scrigno. Qua, sì, se evitiamo l'acqua. Ce n'è un altro? Raga, io continuo a dirlo, lo dico in ogni santo episodio, ma questo mondo è veramente grande, eh? Cioè, ci sono tanti posti in cui poter andare. Per esempio, adesso posso entrare qua, passare attraverso le lance e prendere e aprire quest'altro scrigno, per esempio. Quindi non ci resta che proseguire di qua a sinistra. Questo è un altro di quegli affari che altare è ben peculiare. Forse un segno lì dobbiamo cercare. Non è la prima volta che incontriamo di questi altari, ragazzi, eh. Vabbè. Chi entra nella mia proprietà? Forza, avvicinatevi e si vedrà. E questa tizia chi sarebbe? Salve! Madame Capilli, scusatemi tanto. Cerchiamo di andare al tempio lassù. Madame, un bel corno, non son come loro. Capilli del borgo, li sciocchi una tribù. Vi chiedete mai perché la mente è fredda? Non ve lo diranno, a nessuno dar retta. Grazie dell'avviso, ma ormai dovrei andare. Aspetta, vedo che di oculi avete fatto incetta. Ve ne darò una serie, vi serve protezione? Ecco un consiglio bello e pronto. Unisci gli oculi per renderli più forti. Scoprilo da te, che io sono tonto. Puoi dare gli oculi a color che stimi. È meglio se li riesci a condividere. Ora sparisci, piccola bimba. Non mi piace come mi stai a sorridere. Ok, gli oculi, ha parlato di condividerli. Tutto chiarissimo. Questi enigmi sono sempre molto piacevoli, specialmente quando uno non li capisce, ragazzi. Allora, su alla cittadina dei Bolmus Populi, a destra la foresta di Matildis. Ok, aspettate però. Ha detto su, quindi qua a sinistra non è che c'è qualcosa. E questa? Non pensavo di entrare. Io continuo a perdermi, ragazzi. Sto continuando a perdermi, ve lo giuro. Attenzione, attenzione. Ok. Merda, ho perso il primo. Oh merda. Questo no. Non ci piace questo, eh. Se la... Oh merda. Oh, esci. Allora, direi di tornarci più tardi, magari. Che ne dite? Madonna. Ok. Scrigno. Sto continuando a perdermi, a non avere la minima idea di dove io debba andare. Ma questo poco importa, no? Certo.
Poco importa. Allora, l'ucciolino qua, là sopra c'è uno scrigno che fa apposta per te. Guarda, tac. Piano, perché sennò Mr. Geodude drogato ci spiaccica la testa. Vabbè ragazzi, allora proporrei di rientrare un attimo da dove, di tornare un attimo da dove siamo venuti e di andare su, come ci diceva l'indicazione. Oh merda. Allora, apriamo questo. Continuano a darci l'isir, ragazzi. Boh, non lo so. Questa sembrerebbe essere proprio una mano. Va bene, allora procederò di qua, eh. Spero che nessuno me ne voglia. La strada giusta? È di qua che devo andare? Oddio, non lo so. Oh. What the? No, sul serio. What the? Penso sia proprio la domanda esatta. What the? Che gli faccio io a sto coso? Ah! No, 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 ve lo scordate proprio. Avete proprio sbagliato. Allora, devo trovare la strada. Oh, ma questo affare si muove. Non ti azzardare a starnutirmi addosso, che poi vedi, mi ti infilo nel naso e non esco più. Allora, ok, su. Quindi un paese sul picco mi par di vedere. La strada che cerchiamo dovrà ben sapere. Magna e topi, capitolo 6. Oh, ci sono dei topi qui. È un paese di ratti, di topolini. Ma che bellini. Questa zona di mercanti è meglio trascurare. È solo Margaret che vorrei corteggiare. Discorsi proprio profondi. Ma che bellini. Ci sono notizie del mio caveau. Ora lo stanno assaltando. Parbleu. Sono bellissimi, ragazzi. E come si è messi col cambiavalute? L'inflazione ha guastato la loro salute. Sicuramente. Comunque c'era un topo qua sopra con il punto esclamativo sulla testa, ragazzi. Per cui suppongo che dovremmo completare una missione per lui. Buondì, signore, come va? Adolphus, procede bene, siete di passaggio voi. Più o meno è così. Che tipo di letture ci sono nei libri suoi? Io educo i popoli ai dettagli del commercio. Oh, posso assistere anch'io? Tu? Temo che sarebbe tempo sprecato. Non hai orecchio o naso per gli affari e il mercato. Ma io vorrei proprio partecipare. Non c'è posto. Vado da qualche altra parte a volare. Signore, io le proverò. Mi dia una chance che nel commercio riuscirò. Ah, non hai i denti per mordere un affare. Né fiuto per un'occasione. Beh, ecco una prova impossibile che adoro. Senza desideri, oculi o magie, prendi questa mela e commerciando con populi e capilli, tu trasformala in oro. Da te non mi aspetto niente, non sei brava come la nostra gente. What? Nelle pianure e nella foresta fa della sfida del mercante il tuo capolavoro, vedendo la sua mela per un pezzo d'oro. Ah? No, vabbè, c'è chi... Ma, cioè, sul serio, di che stiamo a parlare? Ma stai a dire che io devo praticamente provare a vendere una mela? Però suppongo che non potrò farlo con chiunque. Infatti ho provato, avete potuto vedere, a parlare di nuovo con quelli che avevamo già incontrato e i dialoghi sono stati esattamente gli stessi. Proviamo ad entrare qua, così per ficcanasare un po'. È permesso? Oh, per te l'ucciolino, venite più vicino di così. Pure questo c'è un punto esclamativo in testa. Mi spiace darvi disturbo, ma vi chiedo aiuto, ascoltate. È un dragone? Ha mangiato i tuoi figli, sarà mica un grifone. No, niente di costoso, non sono uno sprecone. Ho appena comprato una casa da abitare e voglio pulirla da cima a fondo, ma in cantina c'è qualche creatura, mi pare. Se poteste debellarli e aiutare il qui presente, ne ricavereste un premio evidente. Ah, l'uscio è ora aperto. Perfetto, entrate e vincerete. Ne son certo. Ok, quindi ci ha detto di andare praticamente a ripulirgli la cantina dai mostri ciattoli che ci stanno. Spero che non sia una cosa veramente troppo difficile. Parbleu. Entriamo ragazzi, vediamo di che si tratta. Ecco qua, di nuovo qua sotto, raga, dove c'è la lava. Perfetto. Ok, qua non ci possiamo entrare. Vai tu, cucciolino. Zaffiro grezzo. Oh merda, pupazza, cos'è sta roba? Cos'è questa cosa, raga? No, sul serio.
Ok, qua sono tutti di fuoco. Ci serve assolutamente Rubella e ci serve assolutamente Finn. Per cui cominciamo a dargli addosso. Bam. Mi dispiace Nora, ma ti dovrò cambiare per Finn. Perfetto. Monsone, forza e coraggio. Ok. Rubella, dovrai cercare di interrompere il nostro caro amico qua. Non ho fatto in tempo, ovviamente. Ecco, ho aumentato la velocità a tutti quanti. Meraviglioso, tanto per rendere un po' più di merda la nostra situazione. Oh, Gesù, Giuseppe e pure Maria. Diciamo che mi sa che è meglio dai addosso a sti due ragazzi, perché... Ok, tu via. Forza, Finn. Ok. È resistente il bastardo. Merda, ma si è utilizzato. Oh, sta per farmela fuori. Direi dai addosso a questo, raga, perché... Ecco, cucciolino è scarico. Addio. È resistente, è resistente, è resistente. Volevo colpire l'altro effettivamente, però vabbè. Ci accontenteremo così. Ai 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 ai. Ancora. Forza così. Minchia, oh! Se dura, eh! Madre mia. Rubella, Rubella, Rubella! Dai una curetta! Forza. Madre mia. Ok. Oh, ma quando crepa sto stronzo? No, perché sul serio, Continuo a colpire quello. Merda. Situazione critica, raga, di nuovo. Ok, lo stronzo è morto. Direi di curare Finn, perché comunque... E bam. E sbam. Ok. Perfetto. Aurora è aumentata. Nora è aumentata. Finn è aumentato. Sono tutti aumentati tranne Rubella. Cos'è questo luogo terribile? Gli elfi maligni, l'oscuro paesaggio, poco si addice al nostro lignaggio. Dov'è che hai appreso gli incanti? E dove hai mai preso le ali? La dama dei boschi mi ha svelato le stelle. A me ha dato anelli incantati dai poteri ancestrali. A me ha dato poco, un flauto sottile. Sono tua sorella maggiore, in effetti. Il compito mio è proteggerti, credo. Non serve, lo fa la corona, non cado. Creature oscure! E ora, Ecco perché ci hanno chiesto di pulire. Che ha detto dopo? Non so chi sia il signor Lapalissiano, ma costui c'è imbrogliati, te lo posso garantire. E porca vacca, sto posto è tipo un incubo. Vorrei pure vedere se c'è imbrogliati. Oh, Lucciolino, fa il tuo dovere, perché qua senza staffare non si passa. Allora, ok, prendiamo tutto quello che possiamo prendere. Ma questa è una cantina, ma che sul serio? Qui dentro cosa c'è? Oh no, uno scontro per te e per me. Ma dai, che sfiga, ma che è? Tipo i bauli... Oddio. I bauli di Dark Souls, ma che è davvero? Ok, mi sa che ci tocca, raga. Madre mia. Sarà difficile, attenzione. La pietra che minchia sarà vulnerabile. La vedo dura. Lo vedo duro sto scontro, ragazzi. Ok, intanto continuiamo a dargli addosso a questo, sempre se non ce lo interrompe. Ovviamente, figuriamoci. Madre mia. Proviamo un po' così, perché sennò proviamo a interromperlo. Non mi seri dubbi. Ecco. Merda. Oddio, che brutta cosa, ragazzi. Che brutta cosa. No, resisti, resisti, Rubella, ti prego. Oddio santo. Di nuovo. Non mi aspettavo oggi tutti sti scontri così complicati, sinceramente. Ai, no,
Merda, pupazza. Ecco, adesso mi tocca pure. Rivivisci, rivivisci, Finn. Ok, forza così. Capito, potrei usare difesa a volte, eh. Avete totalmente ragione su questo. Continuo a non immaginare a cosa potrebbe essere vulnerabile la pietra, raga. Almeno sono riuscita a interromperlo. Aia. Proviamo a vedere se è vulnerabile al fulmine, ma ho dei grossi dubbi. Madonna. Però l'ho fatto fuori comunque. Il problema di questo stronzo grosso, ragazzi, è che ecco, non gli ho fatto ancora manco un danno. Cioè qua abbiamo ancora pure Mister Scheletrino. Il fatto è che quello grosso mi sa che non era vulnerabile a nulla, se non erro. Proviamo così, ma c'ho i miei grossi dubbi. No, le avevo provate tutte, me lo ricordo. Mi sa che è il caso di curare Finn. Non devi fare problemini. Dai. Eccolo là. Ai. Minchia, è potente sto stronzo, eh. Tu devi morire adesso, ma proprio tipo fra atroci tormenti. Già è andato giù. Pazzesco. Mi hanno dato tipo due colpi. Ah no, vabbè, l'avevo colpito anche con il fulmine di Finn. Ok, qua si continua a salire di livello, ragazzi, il che ovviamente è ottimo per noi comunque, eh. Ok, Nora, Aurora, Finn e Rubella, signori. Salgono tutti all'unisono. Ehi, una fata parlante. Ma no, son lucciola veramente. Sei di un azzurro sgargiante. Aurora, questo tuo paggio è sorprendente. Oh, quante considerazioni così inutili. A che serve? Vabbè, direi di comprare aumento schivata per Aurora. Ah, ancora un punto, attenzione. Aumento la difesa magica, ovviamente. Dopodiché, per Rubella, aumento schivata di uno anche per lei. Poi fin a due punti. Direi di comprare aumento forza, aumento schivata anche per lui. Mentre Nora... Questo è interessante, protegge l'alleato selezionato dalle interruzioni durante il lancio per 4 turni. Lo compro e comprerò l'aumento della difesa magica di 5. Perfetto. Allora, minchia, ma dobbiamo farli fuori tutti, raga. Ma cioè, vi sembra una cosa semplice? Non è affatto semplice, porca vacca miseria. Ok, prendiamolo alle spalle. L'unica cosa che possiamo fare. Almeno stavolta sono in due. Direi di dargli addosso allo scheletrino e di dargli addosso al pietrone. Ripeto, sicuramente tutti questi scontri, ragazzi, sono buoni per, come si dice, aumentare di livello. Questo è poco ma sicuro. Ok, incacchiato nero il pietrone. Ok, Rubella continuerà a occuparsi del pietrone, al quale non credo che manchi molto, effettivamente. Ci interromperà qualcuno, infatti. Ecco, lo interromperà. Vaffan. Avanti così. Mori. Che caspita. Anche a te deve arrivare la tua ora, piccoletto. Non so se farò in tempo a interromperlo. Ce l'ho fatta. E vai. Ecco, però, contrattacco così dritto in faccia. Meraviglioso. Dai, Finn. Dai addosso, dai. Oh, perfetto. Whee! No. Nora aumentata di livello, grandioso. Son Finn, un diletto combatter con te. Ah, guardate il marpioncello. Che carino, un nano da giardino. Grazie di cuore, cara signorina. Oh, ma perché sarei un nano da giardino? Forse perché emani un certo odorino? Oh, cretino. Abbiamo un puzzone nella squadra, ragazzi. Lo chiameremo Finn il puzzone. No, vabbè, poverino, dai. È simpatico, Finn. È simpatico e ci salva le chiappe da tante brutte situazioni. Io continuo a non sapere dove andare. Vabbè, devo andare per forza qua sotto, mi sa. Allora, qua è chiuso. Qua potrei andare, però se io tiro questa, che succede? Ah, ok. Devo fare il giro da qua per entrare di là. Ok, perfetto. Avanti così, avanti così, avanti così. Lucciolino, muoviti. Ok, spronfarcela. Se. Per una volta giocherina sei riuscita a fare qualcosa di carino, dai. Ok, ma andando di qua mi sa che è meglio attivare questo direttamente senza farsi troppe domande.
Ok, prendiamo tutte le pallette che possiamo prendere. Tiriamo questa. Ok, adesso il passaggio è aperto e quindi c'è tutto sto casino per che cosa? Scusa, comunque, ragazzi, qua dentro, da quel che vedo io, mostri non ce ne sono più. Almeno così sembrerebbe, per cui probabilmente potremo tornare di sopra dal caro topolino a vedere che ricompensa ci darà. Almeno mi auguro, insomma. Prima che usciamo, siamo sicuri che nessun nemico lasciamo? E dai, Ruccellino, pure tu mi fai venire i dubbi. Sì che siamo sicuri. Ho fatto il giro di tutta la zona, qua di tutta la cantina, chiamiamola cantina, se così si può chiamare. Perché quel topo è un criminale a chiamarla cantina, questo. Questo è il buco dell'inferno, tipo. Vediamo un attimo, ragazzi, se ci siamo scordati qualcosa qua. Però, cioè, sarei una folle a passare qua in mezzo, sinceramente. Raga, a me sembra tutto libero. Per cui, caro Lucciolino, poche storie, anche se ha detto così, ragazzi, significa che qualcosa sto lasciando. Ecco, vedete? Che me l'ha ricordato? Parliamo col topo, ma c'ho i miei grossi dubbi. Ehi là, avete finito di sistemare? No, ma scusate un momento. Scusate voi, ho molto da fare. No, non è vuoto. Ok, sono ripassata anche di qua. Chi è che mi sono scordata? Ah, questo me l'ero... Ecco. Questa cosa mi spaventa, dilla a me. Immaginati in Dark Souls come deve essere. Ricominciamo da capo. Di nuovo, che gioia. Bene. Almeno sono riuscita a interromperlo, però. Ui. Minchia, il povero Pin è già sceso sotto i 100. E non sono riuscita neanche a interromperlo quel pezzo di merda. Ui. Ecco perché mi ero persa proprio quello scrigno là. Che guarda caso dentro c'aveva i nemici nascosti. Sì. Beh, di sicuro qualcuno me lo interromperà. Aia, la concia tua madre. Io continuo a dirlo, ragazzi, mi rendo conto. Madre mia, che sta succedendo? Oh! Mi rendo conto che posso usare difesa e che me lo scordo sempre, raga, va bene? È proprio così semplicissima la cosa, me lo scordo sempre. Allora, proviamo a curare il povero Finn. Madre mia. Ecco, me l'ha pure interrotta. La conce tu madre! Forse avrei dovuto curare Rubella. O forse no, non lo so. Fatto sta che tanto qua, figurati, non è che fa molta differenza, no? Ma madre mia, raga, ce la devo fare per forza, insomma. Per forza sì. Perché per sua tasta caspita de cantina. Oh, almeno uno fuori dai piedi. Guarda. Ah, Gesù, mi sa mi tocca curare Finn. Ok. Merda. Perché ti posso odiare così tanto, dico io, no? Ok, pensavo andasse giù, va a cagare, va. Man. È bellissimo come muore il sasso, ragazzi. Ah, proprio fra atroci tormenti. Come merita di morire. Su. Oh. Perfetto. Ui, continuiamo a salire di livello. Yeah. Ok. Sono saliti tutti. Pazzesco, è bellissimo quando salgono tutti insieme. Ah, ce l'abbiamo fatta. Che sorpresa, un giullare per carnevale. Non proprio, sono qui per un circo cercare. E quanto sei forte. Scommetto che una dama puoi sollevare. Mostramene una e posso fare un tentativo. Intende dire provare. Questo era l'ultimo da sistemare. Ora ci divertiamo, dal bonus possiamo tornare. Sì, finalmente. Adesso sparerò in faccia al topo per continuare a definire questa una cantina. La cantina come va? Avete finito? È a posto ora, ma voi avete mentito. Ogni angolo era di creature oscure infestato. Chissà quanto costerebbe il vostro operato. Ma tanto nessun prezzo avevamo pattuito. Ah, pezzo de merda! Quei, vedi quei denti? Te li faccio ingoiare, eh?
Davvero? Un contratto ho forse firmato? Certo che no! Per citar Monsieur Moustache di mio padre il banchiere, questa è una schifezza, non un mestiere! Vedo che negli affari sei uno spirito ardito. Bene, vediamo ciò su cui avrei mentito. Quindi davvero non mi ha pagato niente? Ah, ok! Meno male, almeno qualcosina l'ho ottenuto, perché sennò veramente, cioè, facevo saltare tutto, eh. Aumento difesa per Aurora. Dopodiché aumento dei punti magia per Rubella, perfino aumento della schivata. E per Nora direi di comprare aumento dei punti vita. Perfetto. Dopodiché, ah, qualcuno è rimasto un punto. A Nora aumento colpo critico. Perfetto. Dopodiché la polvere della magia, direi di darne uno a Finn, assolutamente, anzi tutti e due a Finn, mentre quello della vita direi di darlo a Aurora, che è quella che ne ha di meno, come sempre. Perfetto. Ok, i prezzi dei beni sono precipitati, acchiappali presto o sono spacciati. Vabbè, allora ragazzi, quest'oggi effettivamente non c'è stato alcuno sviluppo dal punto di vista della trama. Di qua suppongo che si esca dal villaggio, immagino. Oh mio Dio. No, chi è questa tizia, questa vecchia? Non lo so. Fatto sta che appunto non c'è stato alcuno sviluppo dal punto di vista della trama. Abbiamo fatto un po' di cosette, però insomma, se vado avanti ragazzi il video durerà veramente troppo. Per cui questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti ragazzi. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!